Se dovessi identificare una parola che è rappresentativa di questo mondo, direi assolutamente essenzialità. L'essenzialità è la capacità che ha un prodotto di parlare solo agli elementi fondamentali del rapporto tra uomo e il proprio benessere. Per cui essenzialità, non uno stile, ma una filosofia progettuale. Il connubio tra benessere e Studio Apostoli è un connubio che dura da oltre 25 anni. Lo abbiamo esplorato, lo abbiamo ricercato, lo abbiamo elaborato negli anni e sulla falsariga di questo rapporto è nato anche il rapporto con Varaskin attraverso una collezione, ma non solo, attraverso anche una filosofia di prodotto, una filosofia di brand e una nuova divisione progettuale. La collezione Wellness Therapy di Varaskin nasce essenzialmente da alcuni elementi fondamentali. La triade che definisce i parametri del benessere, quindi l'equilibrio tra corpo, anima e mente, è un elemento fondamentale, ma abbiamo la sensorialità, ossia la capacità che ha il prodotto e la collezione di toccare tutti i cinque sensi, i cinque elementi del Tao e poi ovviamente una certa variabilità del sistema, ossia la capacità che ha la collezione di potersi comporre in maniera diversa a seconda delle occasioni. Il benessere, non dimentichiamo, è soggettività, non è oggettività. Wellness Therapy è nata per essere integrata nel tempo, sia in outdoor che in indoor, attraverso non solo materiali nuovi, tecnologie nuove, ma anche appunto nuove funzioni in nuove aree. Uno dei pezzi importanti della collezione, che è la chaise longue, l'abbiamo rivista anche nell'ottica dell'outdoor, che è nel DNA ovviamente di Varaskin. Quindi se prima era un prodotto esclusivamente per interni, oggi è anche disponibile in esterno. In Wellness Therapy di Varaskin c'è molto della mia esperienza interdisciplinare. Noi abbiamo disegnato progetti, abbiamo disegnato spa e abbiamo disegnato prodotti. E quindi quello che impariamo nel progetto lo importiamo nel prodotto e viceversa. E questa è una caratteristica importante, importantissima, soprattutto nel mondo del benessere.